Intesa tra Regione, Provincia e Asi per offrire agli industriali modenesi colpiti dal sisma dei capannoni in Irpina a prezzi agevolati e delle abitazioni da offrire alle famiglie. Questo è il risultato emerso dal summit tenutosi a margine della festa dei carabinieri d'Avellino tra il presidente della provincia Cosimo Sibilia, il presidente dell'Asi Giulio Belmonte, il procuratore della Repubblica di Sant'Angelo dei Lombardi Antonio Guerriero e il presidente degli industriali di Avellino Sabino Basso, promotore dell'iniziativa. Si tratta di un atto di generosità assolutamente da non scambiare per un'opportunità per il territorio né per sciacannaggio, avendo a disposizione l'ASI sì, alcuni capannoni liberi disponibili, ed essendoci centri storici di tutti i paesi dell'Artirpigna eh, praticamente vuoti: in quanto i paesi sono stati ricostruiti, i centri storici sono eh, disponibili. Immaginate di poter ospitare per un anno/barra due. Eh, gli imprenditori e, e le famiglie eh, terremotate emiliane che possono eh, trascorrere un anno in Irpina per portare avanti le loro produzioni. I capannoni già sono stati individuati? Ce ne sono in, diversi, in diverse aree, alcuni di proprietà dell'Asia, alcuni che stanno sotto curatela, altri addirittura ieri mi ha chiamato un sindaco e mettiamo a disposizione anche i padiglioni della Fiera di Calitri. Quindi c'è attenzione su questo problema e speriamo che riusciamo a preparare il tutto in tempo utile ed essere accoglienti per loro. Giovedì la firma per il protocollo d'intesa tra gli enti in base al quale offrire agli industriali emiliani per uno o due anni capannoni ad un prezzo simbolico in attesa della ricostruzione degli stabilimenti danneggiati dal terremoto. Un'iniziativa di solidarietà particolarmente sentita in Irpinia, toccata oltre 30 anni fa dal medesimo tragico evento che distrusse abitazioni e 3.000 vite umane. Noi abbiamo avuto tantissima solidarietà, eh, non la possiamo dimenticare, abbiamo un'occasione per ricambiare, un'occasione unica, importante, anche se drammatica, ma credo che dobbiamo fare la nostra parte in maniera corretta. E ieri c'è stato un, un incontro informale con le istituzioni, c'era anche il procuratore di Sant'Angelo dei Lombardi, quindi immaginiamo di poter uh, mettere subito già un protocollo già domani, eh, Regione, Provincia, Asi e mettere a disposizione questi capannoni. Un'iniziativa che ha avuto anche il plauso a livello nazionale ma non è questo quello che interessa, immagino di poter fare qualcosa per gli altri, quindi abbiamo un'opportunità e ritengo che tutti insieme dobbiamo poter ricambiare quel grande atto di solidarietà che abbiamo avuto nel 1980